Stavo così intravedendo, perché a me piace sempre un po' curiosare, visto che siamo online, entriamo nelle case delle persone. Ma cos'è quella cosa che intravedo dietro di te, un po' strana? Questo Sì. è il finocchio, cioè, ho fatto, non l'ho raccolto, l'ho lasciato nell'orto, sai che io c'ho l'orto, il finocchio l'ho lasciato fiorire, fiorire, poi l'ho tagliato e l'ho messo qui a essiccare e poi con i semini l'anno prossimo provo a piantare i semini anziché le piantine e vedere se mi viene Il sul finocchietto finocchio. selvatico, No, quindi il no, finocchio è proprio quello da mangiare, il ah, proprio finocchio finocchio, bianco. finocchio. Sì. E ti piace quindi, visto che ce l'hai nell'orto? Poi magari ci dai una ricetta. A me Guarda, piace cotto. io sono partita dell'orto, mi piace andare all'orto, solo che adesso con questo lockdown, io sono anche in quarantena e avevo piantato anche lo zafferano, ma non so se è nato, non so, Non devo hai notizie capire. dello zafferano, Non ho insomma. notizie, non so. Senti, Vorrei intanto sapere. ci salutiamo ufficialmente. Buongiorno Alida Paternostro e buongiorno a tutti Esattamente. quelli che ci stanno ascoltando. Ciao. Alida Paternostro, fondatrice insieme ad Arminida Talisi e Maria Fierro dell'Associazione Culturale Le Sfogliatelle, che si occupa anche di orto, abbiamo scoperto oggi. Senti, ma adesso ti stai occupando anche di letteratura online. Le presentazioni sono passate di nuovo con questa modalità, che però, dicevamo prima, facendo due chiacchiere, hanno anche qualche valenza positiva, insomma, stanno riscuotendo un bell'interesse. Sì, l'aspetto principale positivo è che puoi invitare chiunque, non ci sono più distanze, quindi non c'è il problema del dover spostarsi, di venire qui in Lombardia o per motivi personali non poterlo fare. Quindi ci stiamo un po' allargando, abbiamo allargato la rete, siamo andati più in là, siamo andati in tutta la penisola ad acchiappare le nostre autrici e i nostri autori preferiti. Le E poi sfogliatelle si stanno espandendo quindi nella penisola. Ok, questa è una notizia. soprattutto che rimane, l'intervista rimane, cioè l'incontro è bellissimo, c'è il contatto, c'è il confronto, c'è la dedica, si parla con l'autrice, con l'autore. Però finisce là, sì, si può anche registrare, ci saranno le foto. È vero che invece l'incontro online rimane lì per sempre e se qualcuno non è potuto venire per motivi personali, non è potuto venire alla presentazione dal vivo, quello online non hanno più scuse, possono sempre riguardarsela in un giorno in cui non sanno cosa fare o se sono interessate e vogliono capire cosa è successo, cosa ha detto l'autore o l'autrice, quindi hanno la registrazione. E mi dicevi che anche a proposito dell'ultima presentazione che avete fatto online è andata molto bene e avete inserito anche un elemento di novità in questa presentazione che ha riscosso un bel successo, un bell'interesse. Qual è Sì, stato? sabato scorso abbiamo incontrato Alessandro Cuferrari con il suo libro Devo essere brava della pianeta. È un libro bellissimo, diciamo che per adolescenti e per tutti, però parla di adolescenti perché Alessandro Cuferrari, dopo Le ragazze non hanno paura, in cui parlava anche lì di adolescenza, ne ha scritto un altro. Eravamo lì a organizzare l'incontro e abbiamo detto ci piacerebbe. Sabrina, sei scomparsa. Non ti Ecco, vedo più. aspetta che sono ricomparsa adesso, Ecco. ok? Volevamo che ci fosse anche un adolescente a parlare con Alessandro Cuferrari, oltre a noi. E abbiamo conosciuto durante la musicheria letteraria in cui c'eri anche tu all'Officina della Musica Laura Campiglio e lei ci aveva detto che sua figlia era una fan sfegatata di Alessandro Cuferrari, le piacevano i suoi libri.
Allora abbiamo detto: Laura, perché non venite sia tu che tua figlia, che si chiama Lola Godò, perché non venite anche voi due all'incontro online, anche perché anche loro sono in quarantena, quindi sono a casa. E lei ovviamente entusiasta, sì, per carità, bellissimo, bellissimo, facciamolo. Ed è stato bello perché Lola ha fatto le sue domande da ragazza di 15-16 anni, domande tra l'altro profonde, bellissime. Alessandro è stato contentissimo perché ha avuto un faccia a faccia con l'adolescente di cui parla lui nei libri, quindi è stato anche quello. E ti dico la verità, ci hanno scritto subito anche altri per avere la stessa tipologia di presentazione con la presenza di adolescenti. E ne faremo ancora altri due, ne abbiamo organizzati, poi ti dirò. Infatti poi diciamo bene tutto il programma, che ci sarà un programma molto ricco. E un altro programma ricco è quello di Sky Leco, che è la modalità che avete creato questo gruppo di lettura presso la biblioteca di Cermenate, che si trova su Skype, e anche questo sta ottenendo un buon successo. Avete delle belle presenze e una bella partecipazione. E quale No, sarà il prossimo libro di sì. Ti cui parlerete? dico che sia in presenza che online a Cermenate c'è sempre questo fervore, c'è un bellissimo gruppo, noi lo chiamiamo il nostro zoccolo duro perché sono le nostre amiche più care, quelle che forti lettrici e molto interessate a quello che facciamo. E quindi come ci hanno seguito in presenza quando ci incontravamo a Cermenate, quando gli abbiamo proposto Skype, anche lì sono state felicissime. E nel primo lockdown, dove c'era un po' più di tristezza, di voglia di stare insieme rispetto ad adesso, almeno quello che penso io, era un appuntamento, cioè, che aspettavamo tutti, ci vestivamo, ci truccavamo, finalmente potevamo vederci anche solo online. E abbiamo ripreso subito dopo per la seconda ondata. E questo incontro lo faremo il 25 con questo libro. Non so se si vede. Sì, forse ecco, brava, abbassalo un pochino, perfetto. Non fa Margherita niente. Otero, Non fa niente. Un libro che racconta di un patto fra due donne, un patto di maternità, libro molto forte, e si svolge nel Torino post bellica. E un patto che legherà per sempre queste due donne, fra loro che diventeranno grandissime amiche e saranno amiche per sempre. È un libro bello da leggere, poi vi racconteremo. Certo, sarà interessante parlarne, quindi l'appuntamento sarà quando? Il 25 novembre su Novembre. Skype, chi vuole deve mandarci una mail alle sfogliatelle18@gmail.com e darci il suo nome, il nickname su Skype o il numero di telefono, o magari semplicemente scriverci su Skype. Abbiamo proprio il nostro gruppo Sky Leco su Skype che possono cercare. E alle 20:30, 20:45 ci colleghiamo e stiamo insieme un'oretta a parlare del Certo, libro. e quindi poi voi chiamate tutti quelli che si sono prenotati, che poi, insomma, se poi uno all'ultimo ha un impegno non risponde, basta, insomma, non succede niente. Ecco, Sì, l'importante è assolutamente. cominciare a prenotarsi. Benissimo, questo è molto interessante. E allora adesso veniamo al prossimo programma. Sabato Allora, avete giusto sì, guarda, un faccio bel vedere lì. incontro. Abbiamo un incontro bellissimo, un nuovo format che si chiama Non c'è due senza te. Prendiamo un tè con un'autrice e un autore. E ci saranno Silvia Ziche, che è l'autrice di Lucrezia, che sicuramente molti di voi conosceranno perché appare sempre su Donna Moderna, che rappresenta esattamente l'imperfezione in un mondo in cui ci vuole le donne, forse la forza di questo fumetto, di questa illustratrice, è che lei descrive Lucrezia in tutte le sue imperfezioni. In un mondo che ci vuole perfette, forti, disinibite, lei invece fa vedere tutti i suoi lati più deboli e per questo le vogliamo bene perché è una Certo, di noi, insomma, ci è si può come riconoscere ci tranquillamente, riconosciamo tutti ecco. Lucrezia. E poi ci sarà Francesco Carofiglio, Ok. che ha scritto Le poesie del tempo stretto. Praticamente durante il primo lockdown lui ha trovato una cartellina con delle brevi poesie, le ha riprese tutte, le ha riscritte, cancellate, riscritte, buttate, ha rifatto. In più lui è anche un disegnatore, ha detto che disegna da quando era bambino,
e ha fatto anche per ogni poesia, ha fatto poesia breve, ha fatto degli fatto schizzi. un'illustrazione. Guarda, ve ne leggo una Sì? brevissima. Nelle sere di vento, in questa stanza si spande il sentore dolciastro della magnolia. Arriva da un giardino segreto che io non posso vedere. Bella, Bellissima l'idea del giardino bellissima. segreto. E anche disegnato il giardino, quindi ha fatto un disegno per ogni poesia. Sì. E quindi ci saranno loro due il sabato alle 18. Silvia Zicche con Lucrezia Tutto Quasi e Francesco Carofiglio Possiede il Tempo Stretto. E qui vi possiamo seguire sulla pagina delle Qua sfogliatelle. siamo sulla pagina delle sfogliatelle, siamo in diretta, sì. Poi Perfetto. E poi via via, ecco, ci saranno altri abbiamo il incontri. 21 Sara Nattaro, abbiamo uomini che leggono le donne, scusami, che prosegue non nella foreria letteraria come l'hanno conosciuto chi c'è già stato, prosegue online, solo come uomini che leggono le donne, con Sara Nattaro sul filo dell'acqua. E non ho ancora il libro perché non mi è ancora arrivata. I figli ci sono cose da dire di Cinzia Pennati, che è un'insegnante elementare e una donna fantastica. Ha aperto un blog che si chiama SOS Donne e lei parla di donne, parla di bambini, di ragazze, di istruzione, parla un po' di tutto. Ha raccolto un po' delle sue frasi, anche lì ci sono le illustrazioni fatte tra l'altro da sua figlia, molto belle, e loro due saranno moderate da Luca Viscardi, che è un DJ di Radio Number One. Perché Luca Viscardi? Luca Viscardi abbiamo chiesto di fare da moderatore in questo incontro, perché poi il 27 presenteremo anche il suo libro, che si chiama La vita a piccoli passi, dove racconta purtroppo la sua esperienza con il Covid, perché lui è di Bergamo e a marzo è stato ricoverato in ospedale, ha avuto, diciamo, il Covid nella fase più Nella acuta. fase più forte. Sì. E quindi racconta tutto, racconta quello che gli ha insegnato, cosa ha imparato e cosa si è ripromesso una volta uscito dall'ospedale dopo un mese di ospedale in cui non riusciva neanche a camminare, insomma. Racconta la vita a piccoli passi dopo il Covid, che tra l'altro ci interessa molto in questo momento parlarne. Certo, assolutamente molto interessante e molto interessanti anche le scrittrici, gli scrittori che andrete a presentare prossimamente. Complimenti e poi riserviamo anche una piccola parentesi per Sanchez. Come sta Però andando ti posso Sanchez? dire Cosa una sta cosa, succedendo? scusami Sì, Sabrina, certo. perché mi sono dimenticata, visto Sì. che rientra comunque in novembre, ho detto che ci sarebbe stato il secondo incontro con l'adolescente, lo abbiamo fissato il 28-11, Sì. ci sarà Gabriele Clima con il suo libro Con le ali sbagliate, un libro che parla di omosessualità e di un ragazzo che viene rifiutato dalla famiglia perché è omosessuale. E ci sarà ancora Lola Godò e Laura Campiglio, ci saranno ancora loro. Abbiamo visto che squadra Bene, vincente non si cambia, è giusto, mi sembra più che e ci giusto. saranno ancora loro. Così avremo la possibilità di rivedere un'altra presentazione, anche così vivace, gestita da un adolescente, che è sempre un punto di vista fresco, interessante. E quindi Invece arriviamo a Sanchez, Sanchez. È ecco, Sanchez è arrivato. È arrivato. arrivato. Tutti, è arrivata la lettera. Ieri ho pubblicato su Facebook e su Instagram quello che c'era scritto sulla lettera che hanno ricevuto le persone che si erano registrate. E quindi stiamo aspettando il racconto, perché adesso noi abbiamo chiesto che da quella lettera, che ovviamente è una truffa, è una supercazzola, Certo. abbiamo capito tutti, però alla fine ci ha fatto sorridere. Quindi, come reagiamo? Cosa gli diciamo? Gli mandiamo una mail, scriviamo un racconto, facciamo un'illustrazione? Abbiamo già ricevuto un po' di cose, abbiamo tempo fino al 31 dicembre, non c'è fretta, quindi se si vuole scrivere con calma un racconto, una storia, una mail, una lettera, quello che si vuole, noi li raccoglieremo e poi dopo vi diremo cosa succederà. Assolutamente, quindi la vostra parte in parte l'avete fatta, adesso tocca a noi rispondere con un raccontino. Benissimo, mi fa molto piacere, Alida, ti seguiremo e vi seguiremo con molto interesse e complimenti per questa attività che ci fa compagnia in questo periodo e quindi Grazie. molto molto utile.
Grazie a voi per l'attenzione, per le coccole che ci fate. Grazie.